Bentornati a Come Fatto! I calzini sono qualcosa che indossiamo senza riflettere. Ma pensateci, i primi esemplari di calzini erano semplici strisce di stoffa o di pelle, avvolte attorno al piede. Immaginate di camminare con quelle cose ai piedi. Per fortuna, si tratta di storia lontana. Con tanti tipi e materiali differenti, ormai non è più un problema camminare speditamente. Basta fare un giro per quest'azienda per capire come la produzione di calzini sia ormai diventata una vera e propria scienza. Andiamo a seguire il processo del lavoro a maglia. Un cilindro rotante automatizzato tira il filato dai rocchetti attraverso dei fori posti tra i raggi di metallo. Dei piccoli ganci sugli aghi afferrano il filato. I ganci sono dotati di un meccanismo che si apre quando questi afferrano il filato e si chiude mentre lavora la maglia, senza perdere neanche un punto. Come potete vedere, questa macchina è molto più veloce della nonna ed è in grado di produrre oltre 360 paia di calzini al giorno. Mentre si aggiungono i vari strati, il calzino esce da un tubo posizionato in basso. La macchina da maglieria passa automaticamente da un colore all'altro di filato per realizzare una striscia o il marchio della fabbrica. Ora la macchina cambia marcia per realizzare il tallone e per farlo effettua una mezza rotazione anziché una completa. Gli aghi vanno su e giù mentre i chiavistelli si aprono e gli aghi raccolgono altro filato tirandolo all'interno. Ecco la ripresa al rallentatore. Questa è la velocità a cui potrebbe lavorare a maglia un essere umano, ma la macchina viaggia a una velocità di oltre 200 giri al minuto. Un meccanismo a tensione si muove avanti e indietro, impedendo che il filato si allenti o si intrecci. I calzini vengono espulsi da un tubo e un'operaia li mette al rovescio. Ora cuce la zona dell'alluce, eliminando il tessuto in eccesso. Quindi lo rivolta nuovamente. Poi il tubo di aspirazione deposita il calzino in un grosso contenitore. Ma per cucire l'apertura sull'alluce si può anche utilizzare un metodo automatizzato. Un operaio fa scorrere il calzino tra le due placche di metallo, la pressione lo tiene in posizione e un sistema a vettore motorizzato lo trasporta fino alla testata cucitrice. Una lama elimina il tessuto in eccesso e un ago cuce prima una fila e poi un'altra, come rinforzo. Questo sistema automatizzato crea una cucitura più resistente di una macchina da cucire azionata manualmente. Ed ora subentra un braccio robotizzato che trasferisce i calzini presso un set di rulli. Una lama spinge in basso il calzino mentre i rulli lo rivoltano al verso giusto. I calzini vengono esposti in un grande contenitore. Ora si passa alla macchina da tintura rotante. I calzini passano attraverso una serie di bagni di tinte, sostanze chimiche e ammorbidenti. Per le calze sportive si aggiungono dei trattamenti antimicrobici per evitare la formazione dei cattivi odori. Ora i calzini passano su un calco di piede in alluminio lucido che non provocherà smagliature. Durante il tragitto verso una macchina che somiglia a un gigantesco ferro da stiro, la gamba in alluminio allungherà il calzino fino alla taglia desiderata. Il calore infatti stirerà il nylon in modo da fargli mantenere la grandezza richiesta. Uscito da lì, un braccio robotizzato afferra il calzino e lo sfila dal calco in alluminio della gamba. Quindi una cremagliera automatizzata con dei cilindri sporgenti raccoglie i calzini. Gli operai li rimuovono un gruppo alla volta. I calzini sono ora pronti per essere confezionati. Adesso non resta che indossarli e ricordarsi di cambiarli ogni giorno.